Ma dove sei, scusa? Dove sei? Sono a casa, sì. La cena praticamente è quasi pronta, diciamo che è pronta. Sì, esatto. Dai, per favore, muoviti, mi fai spaventare. Mi fai spaventare. Sì. No, 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 ti aspetto a casa. Ti aspetto a casa. Fai presto, dai. Ok, va bene. Va bene. Sì, a tra poco, a tra poco. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ascolta, rido perché sono contento di vederti, non posso ridere. Sì. Sono tutto orecchie, ti sto ascoltando. Esatto, esattamente. Sì. È stata una giornata abbastanza pesante in palestra. Sempre il pomeriggio, gli orari di punta, eccetera. Sì, lo so che ci sono gli istruttori, ci sono le istruttrici, quant'altro, capito, però esattamente il titolare sono io, per cui anzi siamo noi i titolari. Dai, come stai, sei stanca, comincia a mangiare, dai, mangia. Sì, intanto parlo io. Svezia è stata una bellissima avventura. È stata una bellissima avventura, Monica, quella della Svezia. Del resto ci siamo conosciuti lì. E grazie a Christopher. Sì. Senti un po', ma ti faccio una domanda. Il matrimonio ti pesa? No, beh, è una cosa che mi veniva in mente, così c'è una cosa che mi viene in mente. E, sì, una cosa alla quale stavo pensando. Insomma, sono 6 mesi che siamo sposati, per cui sai com'è. Sai che sei tutta la mia vita. Ci conosciamo da un bel po' di tempo. Cosa sono ormai 3 anni, no? E siamo convolati a nozze.
ascolta, tu già vivevi qua, sui Navigli. Me lo raccontasti la prima volta che ci siamo conosciuti in Svezia. Sì, nel mio negozio, ti ricordi? Di articoli sportivi. Sì. Dobbiamo ringraziare Christopher, dobbiamo ringraziare il destino se siamo di nuovo qua in Italia, sui Navigli, dove tra l'altro tu hai abitato per tanti anni da ragazza. Sì, io abitavo in via Genisio, mi pare di avertelo detto, no? Sì, Monica. Tu sei una persona speciale. Sei una persona speciale per me. Grazie. Io per te, ma va, ma dai. Sì. Sì, sì. No. Allora, ascolta. La Svezia è un paese bellissimo, come tutti i paesi stranieri dove non si è mai stati, i paesi che si vuole visitare una volta nella vita, magari più volte nella vita. È un paese bello, come lo è l'Ungheria, come lo è l'Argentina. Ricordi di gioventù, ricordi di gioventù. Sì. La Francia, Parigi. Lo so che ci siamo stati. Ecco, però sai, ritornare a vivere nel proprio paese, qui, la zona dei Navigli, che è bellissima, e siamo praticamente a pochi minuti, diciamo, dal centro. E poi comunque Milano è Milano. Ascolta, vai avanti a mangiare, cena pure tranquillamente. Lo so che lo stai facendo. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Ascolta, ti stavo dicendo, i paesi stranieri sono belli da visitare, appunto, come ti stavo dicendo. Però viverci è un po' pesante. Io ci ho vissuto con Christopher, con sua moglie. Sì. Poi ho conosciuto te. E abbiamo deciso di fare questo passo. Importante. Molto importante. Molto importante. Sì, esatto. Sono i vicini. Quando uno vuole fare una cosa tranquilla, una cena tranquilla, al lume di candela, c'è sempre qualcuno che deve disturbare, o no? No, ti stavo dicendo, questa è una bellissima zona. Io ho voluto ritornare qua, in questa zona, perché è la tua zona, perché qua hai i tuoi familiari. Adesso sono un po' anziani, ok? Però hai i tuoi ricordi. E sì, è quello che bisognerebbe fare in una coppia, proprio questo. Cercare di venirsi incontro l'un l'altro. Esattamente. Esattamente, esattamente, esattamente. Quello che bisognerebbe fare è cercare di venirsi incontro l'un l'altro. Lo so che non è il nostro problema. Noi ci siamo piaciuti sin da subito, praticamente. Ci siamo piaciuti e innamorati dopo poco tempo, che è molto raro, perché l'amore è una cosa che va pesata, è una parola che va veramente pesata.
palestra va bene. Fortunatamente va bene. Ringraziamo il cielo che la palestra va bene. Siamo in salute. Sì. Ok, non siamo più dei ragazzini, però ti sei vista. Ok. Sei una bellissima donna. In palestra ti guardano tutti, anche quando insegni. Ascolta, ti sei chiesta come mai nei tuoi corsi di aerobica ci sono anche degli uomini? C'è qualche maschietto? Sì, l'ho notato. L'ho notato che c'è qualche maschietto, l'ho notato. Allora mi devi dire perché sei triste. Me lo devi spiegare perché sei triste. Monica, ascolta. Mi hai detto una cosa bellissima. Sì. Mi hai detto una cosa molto bella, Monica. Mi hai detto una cosa molto bella. Vorresti un figlio. Vorresti un figlio. Si deve parlare e ragionare dentro di te. Tu un figlio lo vuoi veramente? Pensaci, fai una sorta di esame, di controllo. Adesso tu l'hai detto, hai espresso questo desiderio. Vorrei un figlio con te, mi hai detto. Ok, perfetto. Ma sei veramente certa di volere questo? Sei veramente certa di volere un figlio? Sai perché te lo chiedo, Monica? Sai perché te lo chiedo? Perché siamo nel 2022, un periodo storico. C'è la guerra. Esattamente. Siamo appena usciti dopo 2 anni di pandemia, almeno qua in Italia. Noi l'abbiamo vissuta in parte, in Svezia si stava bene. Tu praticamente non hai nemmeno vissuta, ma io sì. Bene. Sì. Io sono riuscito a scappare in tempo, diciamo che ho fatto 6 mesi, 1 annetto, e poi sono venuto in Svezia, ok? E lì, vabbè, non si è praticamente sentito nulla. Monica, però qui si comincia a parlare di quarta dose. C'è una guerra che non si sa come andrà a finire. No, 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 no. Monica, ascolta, non voglio entrare nei meriti di nessuno. Bene? Una guerra a priori è uno schifo. E poi vabbè, l'Italia repudia la guerra. Questo è quello che c'è scritto sulla Costituzione. Però non voglio entrare nei meriti. Ti sto facendo soltanto quei discorsi, questi discorsi di guerra, di pandemia, di quarta dose, eccetera. Perché tu avresti il coraggio, tra virgolette, di mettere al mondo un figlio oggi? Dai, rispondimi. Monica, rispondimi per favore. Mi dispiace averti interrotto la cena. Mi dispiace. Però è una scelta importante. Mi hai chiesto un figlio. E io ti sto facendo una domanda. Vorresti veramente questo figlio? Ti ho portato un po' di esempi. L'esempio della guerra. L'esempio dell'economia. Te lo faccio adesso. L'economia che sta andando a remengo in questo schifo di paese. Non è poi uno schifo di paese. È tutto quello che c'è intorno, che ci governa. Lo so. Però te li devo fare questi esempi. Te li devo portare questi esempi. Non si può viaggiare così tra le nuvole. Monica, ti voglio fare scendere. Lo so che tu mi ami, io ti amo. Tu mi ami, io ti amo. La cosa è reciproca, è ovvio. È anche normale che dopo... Sì,
sai benissimo il valore del matrimonio, lo sai benissimo, lo sai benissimo. Quindi, allora ti ho fatto riflettere più che ragionare. E Monica, ascolta, io con te ho un figlio lo vorrei anche domani, anche subito. Sì, certo, certo, certo. Però dobbiamo pensare a chi metteremo al mondo. Anzi, questo figlio, quando nascerà, che mondo si troverà? In che mondo è catapultato? In che mondo è catapultato? In che mondo si ritroverà tra 20 anni? Attenzione, se tra 20 anni ci sarà ancora un mondo. E a me non va di vedere un bambino nascere in questa situazione. Un bambino con delle imposizioni. Un bambino che deve accettare delle imposizioni ministeriali, che deve comportarsi in un certo modo. No, 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 non sto parlando di politica, Monica, lo sai, ognuno... Esatto, ognuno ha il diritto di fare le proprie scelte, ognuno ha il diritto di fare le proprie scelte, sicuramente gli adulti hanno il diritto di fare le proprie scelte, ma un bambino piccolino che scelte può fare? Un bambino piccolo viene al mondo, un bambino piccolo viene al mondo e che scelte può fare? Noi genitori possiamo fare fino a un certo punto, a meno che non prendiamo e ce ne torniamo in Svezia. Ti sto soltanto facendo pensare, ti sto chiedendo la tua opinione. Ehi. Ehi, tesoro. Assolutamente mia intenzione farti piangere, amore. Non era assolutamente mia intenzione. Ascolta, noi abbiamo dei figli. Io ho un figlio di 28 anni, tu un pochettino più piccoli, però abbiamo dei figli. Monica, averti strappato qualche lacrima, però da un certo punto di vista sono contento. Non è secondo me il periodo storico per mettere al mondo una vita. Sono già rovinate, tra virgolette, le nostre vite, Monica. Sono già rovinate, tra virgolette, le nostre vite, e lo dico, lo sottolineo, tra virgolette. In che mondo stiamo vivendo? A meno che, te l'ho detto, non... Esatto, a meno che non tornassimo, non prendessimo la decisione di tornare in Svezia. Però, te l'ho detto, la Svezia mi è piaciuta, ma mi sta stretta. Questa è la nostra città, questa è l'Italia. Hai visto... Prova ad affacciarti dalla finestra. Dai, no, no, alzati, affacciati dalla finestra, dimmi che cosa vedi. Ok. Che cosa stai vedendo? Che cosa stai vedendo? Dai, dimmelo. In Naviglio. Persone che passeggiano. Degli innamorati che si prendono mano nella mano. Dei ragazzi. Dei ragazzi che giocano, ragazzi che parlano. Cos'è che stai vedendo ancora? Due giovani che si baciano. Stai vedendo l'amore? Stai vedendo la vita, Monica? Dai, torna a sederti, se vuoi. Che cosa?
cosa hai visto allora? Solo il fatto che tu abbia visto il naviglio, ok, non è il mare. Però questa è una zona bellissima. Soltanto il fatto che tu abbia visto due ragazzi che si baciavano, che cosa ti fa pensare? Sì, ti fa riflettere tutto questo, ti fa riflettere. Ecco, brava, è lì che volevo arrivare. È proprio lì che volevo arrivare. È proprio lì che volevo arrivare. Hai visto la vita? Qua in Italia c'è la vita. Dobbiamo cercare di tenerci le nostre vite ben strette. Dobbiamo cercare di tenere ben stretto il nostro amore. Dobbiamo cercare di tenere ben stretto il nostro amore, di volerci bene. Di volerci bene. Adesso ce ne vogliamo tanto. Sono anni che ci vogliamo bene. Da 6 mesi ci siamo sposati. Ok? Però questa cosa deve durare per sempre, spero. Sì. Sì, sì. Io quando amo, amo. E tu sei uguale a me. Quando ami, ami. Siamo qualcosa di unico. Esatto. Ti ho fatto affacciare apposta dalla finestra per farti vedere quello che c'è intorno a noi, quello di reale, le cose reali che ci sono. Però che cosa hai visto? Ecco, due anziani seduti su una panchina con la mascherina, che portano ancora la mascherina. Volevo farti arrivare a questo, volevo farti arrivare proprio a pensare, a riflettere. Abbiamo tutto e niente. Abbiamo tutto e niente. Due anziani. No, non c'è più l'obbligo di portare la mascherina all'aperto. Non c'è più niente, è passato tutto. Brava. Sì, lo penso. Penso che ritornerà tutto come qualche mese fa, come un anno fa. Ascolta, non ne voglio parlare, hai visto tutto dalla finestra, o quantomeno hai visto una parte di vita. E tutti i giorni quando tu ti rechi in palestra la vedi la vita, vedi le persone, ci parli con le persone, vedi persone che ridono, sorridono, però quando tu fai dei discorsi, ci parli, parli magari del passato, parli magari di qualche anno fa, quando tu non eri qui in Italia, si rattristano queste persone. Si rattristano, nonostante abbiano a casa una famiglia, una moglie, una fidanzata, una sorella, chiunque sia, un marito, si rattristano, perché abbiamo passato una grande sofferenza. E io non voglio più soffrire, Monica. Io voglio amarti per tutta la vita. Lo so che lo vuoi anche tu, lo so bene che lo vuoi anche tu, lo so molto bene. Dai, è una bella serata. È una bella serata. Abbiamo tutto, non ci manca niente. Hai degli occhi splendidi. Io ce n'ho uno solo di occhio. Grazie. Anche tu hai un bel sorriso. Sai cosa si dice? Sai che cosa si dice? Che la curva più bella di una donna è il suo sorriso. Sì. La curva più sensuale di una donna è il suo sorriso. E tu ce l'hai bellissimo, oltre tutto il resto. Ma una cosa che mi ha colpito di te è l'intelligenza. Yes, l'intelligenza, una donna intelligente, una donna intelligente, caparbia, una donna forte, che
sa sostenere anche un uomo stupido come me. Sì, dai. Va bene. Senti. No, no, io ho già mangiato. Non... A me piace vederti cenare, mangiare. Per me sei sempre sensuale, qualsiasi cosa fai, qualsiasi vestito tu ti metta. Certo. Ascolta, non sto dicendo niente di male, sei mia moglie, giusto? No, magari mi ero sbagliato. D'accordo. D'accordo. Va bene. Senti, facciamo una cosa. Visto che hai finito di cenare, lavati i denti, ci laviamo i denti e ci andiamo a fare qualche coccola, tu cosa dici? Sono rosso. Veramente ho la felpa rossa, cioè non... vabbè, ascolta, sei mia moglie. Ma fossi anche la mia convivente sarebbe la stessa cosa. Il matrimonio è quella virgola che... Esatto. Dai, va bene. Andiamo a riposare. Lavati i dentini. Sei tu la mia bambina. Sei tu la mia bimba. La bambina che non ho mai avuto, sei tu. Mio figlio non sta sentendo. E poi molto probabilmente gli farebbe anche piacere. Forse, lo so. D'accordo, dai. Andiamo. Andiamo. Andiamo, Monica. Sì. Dai, che poi domani ci aspetta un'altra dura giornata. Sì, è abbastanza presto. E quindi approfittiamo proprio per il fatto che è presto. Che film danno stasera. Va bene. Andiamo a guardarci questo film. Andiamo a guardarci questo bellissimo film. Che titolo... Sì. E allora la trama e soprattutto il finale sarà stupendo. La trama, ma soprattutto il finale sarà stupendo. Spero che questo racconto vi sia piaciuto. Se volete iscrivetevi al canale, mettete un like se volete, leggete la descrizione perché sotto troverete l'altra parte, la prima parte del video. Il video nel quale io e Monica ci siamo conosciuti. Il video dove io e Monica ci siamo innamorati. Ci vediamo alla prossima. Un saluto e grazie per la visione. A presto.